Ogni 25 marzo, a partire dal 2021, si celebrerà la giornata dell'autore della Divina Commedia, Dante, il sommo poeta, uno dei simboli più rappresentativi della letteratura italiana. Nell'istituzione del Dantedì, giornata dedicata alla celebrazione della figura del poeta, a partire dal 700° anniversario della sua morte, la scelta del 25 marzo non è casuale, perché per gli studiosi, proprio nella primavera del 25 marzo del 1300, Dante iniziava il suo viaggio nel mondo dell'oltretomba e la discesa agli inferi. Il sommo poeta si sarebbe smarrito nella selva oscura che la diritta via aveva smarrita nell'anno del giubileo indetto da Bonifacio VIII. Anno di espiazione del perdono dei peccati per tutta l'umanità. L'anno dell'espiazione per tutta l'umanità ben si accorda con la vicenda tutta personale del poeta. Dopo il traviamento, l'allontanamento cioè dall'ortodossia della fede e dall'idea dell'amor cortese in poesia. La Prologo di Este, dopo aver vissuto esperienze di incontro nei luoghi e nelle ville, nelle dimore più belle della città, narrando la storia e gli intrecci del vissuto di poeti e letterati illustri, e la permanenza di questo prestigio nella memoria locale, incontra oggi la figura del sommo poeta. Dante, unità del paese. Dante, lingua italiana. Dante, autore della Divina Commedia, summa della cultura medievale. Dante, idea stessa d'Italia. Dante Alighieri dà mostra di conoscere molto bene le dinamiche interne alla Casa d'Este. In particolare, conosce molto bene la vita di Azzo VIII d'Este, che più volte nelle sue opere viene ricordato in modo assolutamente negativo. Nel De Vulgari Eloquentia lo ricorda due volte con un feroce sarcasmo relativo alla sua ferocia, ma è nella Commedia in particolare che Dante affronta la tematica e il giudizio su questo personaggio, a cominciare dall'inferno. Nel decimo canto dell'Inferno, infatti, Virgilio indica nel fiume Flegetonte, che è il fiume di sangue bollente dove sono immersi i tiranni più feroci, un ciuffetto biondo che spunta dal sangue bollente. È quello di Obizzo II d'Este, il padre di Azzo, che però Dante dice è stato spento dal figliastro. E qui il figliastro è sicuramente Azzo, e il termine figliastro sta a indicare il figlio in senso negativo più che il figlio bastardo. Nel Purgatorio, invece, al canto 20, Ugo Capeto, che è il fondatore della casa dei Capetingi, cioè quindi della grande dinastia francese, raccontando della degenerazione dei suoi discendenti, parla di uno strano matrimonio avvenuto tra Azzo VIII, che non viene nominato peraltro, e la figlia di Carlo II d'Angiò, detto lo Zoppo, un nome che sta a indicare non soltanto una qualità fisica ma anche una qualità morale, e racconta che questa sposa bambina è stata letteralmente venduta al marito Azzo VIII. Azzo VIII in effetti sposò Beatrice, questa sposa bambina, dando al padre di costei ben 5.100 fiorini d'oro, a quel che si dice, e facendo un rapido calcolo sono 18 chili d'oro, che costituiscono un valore molto più alto di quanto l'oro non valga ora. Perché? Perché l'oro nel Medioevo era molto più raro che non ora
in questo momento. L'oro infatti arrivò in Europa in grande quantità soltanto dopo la scoperta dell'America meridionale in particolare. Bene, ma è soprattutto nel canto quinto del Purgatorio che si approfondisce la polemica tra Dante e Azzo VIII. Ambientiamo il canto. Dante e Virgilio si trovano nell'antipurgatorio, in una zona cioè che precede la salita al monte del purgatorio, dove si trovano coloro che si sono pentiti all'ultimo momento, quindi sono coloro che hanno atteso fino all'ultimo di chiedere perdono a Dio per i loro peccati. Costoro dovranno stare lontano dalla possibilità di salire e di purificarsi per molto tempo. E dunque, quando le anime riconoscono di lontano che Dante è un vivente e che quindi potrà tornare in terra e riferire ai loro parenti di aver trovato queste anime che stanno attendendo la grazia di Dio, si fanno intorno al poeta per chiedere di essere ricordate. Tra costoro, il primo a parlare si chiama Jacopo del Cassero. E uno incominciò. Ciascun si fida del beneficio tuo senza giurarlo, purché il voler non possa, non recida. Ond'io, che sono innanzi agli altri, parlo, ti priego, se mai vedi quel paese che siede tra Romagna e quel di Carlo, che tu mi siedi tuoi prieghi cortese in fano, sì che ben permessa d'ori, pur chi possa purgar le gravi offese. Quindi fu io, ma li profondi fori, onde uscì il sangue in sul quale io sedea, fattimi fuori in grembo agli antenori. Là, dov'io più sicuro esser credea, quel da este il fe far, che m'avea in ira assai più là che dritto non volea. Ma se io fosse fuggito in ver la mira, quando fu sovraggiunto ad Oriaco, ancor sarei di là, dove si spira. Corsi al palude, le cannucce, il braco, m'impigliarsi chi caddi, e lì vid'io delle mie vene farsi in terra l'aco. Azzo VIII era nato nel 1263 e a 30 anni, nel 1293, era diventato signore di Ferrara, Modena e Reggio. Preso il potere, aveva cominciato ad espandere i propri territori ed è in questo modo che viene a scontrarsi con la figura di Jacopo del Cassero. Costui, infatti, era diventato nel 1296 podestà di Bologna. Jacopo del Cassero veniva da una famiglia nobile di Fano, come avete sentito dalla lettura. Era un esperto uomo d'armi, ma anche un valente giureconsulto e svolgeva, come buona parte della sua famiglia, la funzione di podestà. I podestà erano, nella città medievale, degli stranieri che venivano insigniti appunto del ruolo di signori della città per un anno, in modo da poter governare la città senza fare gli interessi di nessuno dei partiti. Così Jacopo arriva a Bologna nel 1296 e rimane podestà per due anni consecutivi, dal 96 al 1298. Durante questo periodo utilizza tutte le sue capacità militari e diplomatiche per evitare l'espansione nel territorio bolognese di Azzo VIII, che naturalmente non era possibile altrimenti, ad Azzo l'aveva giurato, cioè una volta che avesse finito il suo mandato, non era più protetto dall'esercito bolognese, avrebbe dovuto pagare per quel che aveva fatto. Questo del Cassero lo sapeva e dunque alla fine del suo mandato, nel 1298, nominato podestà di Milano, quindi ha avuto una carica ancora più importante, per non attraversare i territori controllati dalle Stense, da Azzo, decide da Bologna di portarsi verso il mare. Preso una barca, naviga verso nord, prende il Brenta alla foce e naviga all'interno. Arrivato in territorio padovano, pensa di essere in salvo, perché i padovani gli avevano rilasciato una salvacondotto con cui poteva tranquillamente passare attraverso i territori controllati dal comune di Padova. E così non avviene, perché proprio sul confine fra Padova e Venezia, che passa tra Oriago e Mira, ci sono due sicari che lo bloccano, lo inseguono in mezzo alla palude dove lui
ha cercato di rifugio e nascondiglio e lo uccidono, anzi lo colpiscono al linguino e al petto e lui morirà dissanguato. Come avete sentito, Dante sottolinea proprio questo aspetto, cioè come il sangue lentamente uscendo da lui formi un lago in questa palude tra il fango, il braco, chiamato così da Dante, e le cannucce della palude. Bene, questa storia si richiama naturalmente ad una situazione come quella medievale in cui non si usavano mezzi termini per il conflitto di natura politica, ma il dato che ci interessa maggiormente è il giudizio che Dante dà di tutta questa vicenda. Come è possibile notare dalle sue parole, innanzitutto Azzo VIII non è nominato direttamente. Dante lo chiama quel da Esti, così come precedentemente non lo ha mai nominato. Non bisogna dimenticare infatti che nel momento in cui Dante scrive, si dice che la commedia sia iniziata nel 1304, Azzo era ancora vivo e quindi probabilmente quando lui scrive nell'Inferno che Obizzo, il padre di Azzo, è stato ucciso dal figliastro, Azzo era ancora vivo. E quindi Azzo innanzitutto viene certamente accusato da Dante, ma in modo sempre indiretto. In secondo luogo, il dato interessante è questo: dove Azzo trova la morte? Trova la morte, dice, in grembo agli Antenori. Ora, è molto interessante vedere come il termine grembo, che indica il grembo materno, sia il luogo dove viene tolta la vita. Non data la vita, ma tolta la vita, quindi data la morte. E poi il termine naturalmente interessante è che i padovani sono chiamati Antenori. Bene, ma Antenora, per Dante, è il luogo del più profondo inferno dove si puniscono i traditori della patria. Qui bisogna ricordare che nel 1265 a Padova era stata scoperta la tomba di un guerriero armato in via San Biagio. Gli esperti del comune di Padova, dopo un lungo consulto, decidono che quella è la tomba di Antenore, il mitico fondatore di Padova. Così, con grande partecipazione di popolo, la tomba viene traslata nel cenotafio che viene eretto in onore di questo eroe vicino al ponte San Martino, che è il luogo dove attualmente la tomba di Antenore si trova. Dante trasforma un eroe positivo in un eroe negativo, un duce saggio e probo in un traditore. Evidentemente Dante ha il dente avvelenato con i padovani e con tutto il territorio padovano. Il canto che abbiamo letto Dante lancia ai padovani è questo: attenzione padovani a scavare troppo nella vostra storia, ad allontanarvi progressivamente dai vostri santi fondatori, dalle reliquie di San Prosdocimo e di Santa Giustina, i fondatori cristiani della città, perché a forza di scavare trovereste che siete figli di un traditore che proviene da Troia. Infine, per concludere questa nostra breve riflessione camminata, vorrei ricordare una cosa che mi sembra molto interessante. Nel 1304, abbiamo detto, Azzo si sposa per la seconda volta con Beatrice, questa bambina che lui praticamente ha comprato. Nel 1308 morirà. Sentendosi vicino alla morte, chiede di poter morire ad Este. Quindi da Ferrara viene portato ad Este e, secondo la cronaca, morirà tra il 30 e il 31 gennaio 1308 nella casa di Nicolò d'Alozzo.